Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara Shankara Karuna Kara Jagadishwara Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara. Thank you. Jai Gurudev, Sri Satguru Ramanaki. Namaste, welcome everyone. Back to Satsang. Namaste e benvenuti a tutti al Satsang. Afternoon, evening actually, here in questo pomeriggio, sera. And welcome all who are joining us still a Mantesaggio for this. E a tutti coloro che ancora ci seguono online. E questo momento speciale del Satsang in cui ho l'opportunità di leggere alcune delle lettere che arrivano tutte le settimane. È una serata abbastanza calda e ho un fazzoletto fresco qui. È una serata molto calda, quindi se diventa difficile forse avremo un satsang un po' più corto, però voglio leggere alcune di queste lettere e vediamo come va. Grazie. Start with these ones. Inizio con queste. Actually, we continue to get letters from people around the world. In realtà, continuiamo a ricevere lettere da persone di tutto il mondo. Io sono molto aperto a questo perché sento che è un modo in cui possiamo connetterci, ma man mano che il tempo passa, a volte è emerso dentro di me che forse queste lettere, a volte queste lettere sono molto personali e continuavano perché c'è un seme nella mente delle persone che pensano che il mio problema è davvero unico e non è diverso da quello in cui io mi occupo. E se ognuno di noi ascoltasse queste indicazioni che sono così semplici, potreste vedere che le mie indicazioni sono una medicina per tutto se veramente la seguite, ma se voi continuate ad ascoltare sulla base che siete una persona separata, sentirete che il vostro problema è unico, è diverso e che ha bisogno di un'attenzione separata, un'attenzione speciale. E in questo modo vedete che la vostra coscienza, quando è personale, assorbe molta energia e vi rende molto stanchi, esaurisce le vostre risorse e vi porta in questi stati quasi infernali, non perché esistano di per sé, ma perché seguite questo tipo di pensare, di pensiero che attira
attira il vostro pensare in stati molto caotici e vi dà l'illusione che state arrivando da qualche parte, ma invece vi rimanete ancora più legati dentro il gioco psicologico della mente, intrappolati, e quindi io veramente vi incoraggio a rimanere nell'arteria principale e di non perdervi nelle vene periferiche, e vedrete che diventerà tutto molto più semplice. È chiaro, il punto principale è che la vostra vita deve essere trasformata dalla persona alla presenza. La persona è personale, è l'ego, è l'identità egoica. La presenza è la coscienza. È una coscienza che non è occupata con cose, non è riempita di persona, di storie, è molto diverso. E la vita in questo modo viene, si gode della vita, è uno stato più alto della coscienza. La vita non è soltanto godersela, ma è anche un'opportunità di risvegliarsi a uno stato di coscienza più alto, perché quello è il vostro sé. And you find a banana. Think, e questo wow, è uno spelare banana, questi primi strati e poi dentro c'è una banana e poi togli la banana e dentro c'è qualcosa ancora di più buono e poi arrivate proprio alla sorgente che è questa gemma, questa pietra preziosa, questa pietra celeste, divina. Alcuni sono contenti di trovare la banana e altri dicono no, guarda dentro la banana, ah, c'è qualcos'altro. Questo forse non è il migliore esempio che posso dare, ma penso che capiate cosa sto dicendo. Nella stessa persona, nello stesso individuo, mentre pelate gli strati della persona, arrivate a questa pietra preziosa, questa perla di saggezza non duale, ed è tutto qui. Nello stesso, non è che stai diventando qualcun altro, ma smetti di diventare qualcos'altro e riconosci te stesso. Allora, questo incomincia. Ok. Don't pay attention to me for a minute. Non prestate attenzione a me per un minuto, ok? Ok, ho visto. Bene, grazie. My husband and I, carissimo Muji, il mio marito ed io. Husband and I were introduced to you in passing on Facebook 2 years ago. Siamo stati introdotti di passaggio su Facebook. Siamo stati introdotti a te. Ti abbiamo sentito, ma solo adesso questa finestra si è aperta grazie a una apparente perdita. Mio marito ed io siamo stati introdotti a te di passaggio su Facebook 2 anni fa. Ti abbiamo sentito in quel momento, ma solo adesso questa finestra si è aperta grazie alla grazia, attraverso un'apparente perdita. Per toccare questa radiosità senza luogo che tu indichi con le tue indicazioni. Ci siamo seduti a vedere il ritiro online di Zimmer e tu hai messo la tua mano sul nostro cuore e a 63 anni adesso vedo questa pausa attraverso la limitazione della mia persona spirituale e adesso sento la freschezza e l'immediatezza di questo viaggio senza distanza. Grazie per aver fatto dei buchi nella mia barca e per essere un fiume di grazia per tutti noi.
ci siamo seduti con te durante il ritiro di Zimar e tu hai messo la tua mano sul nostro cuore. A 63 anni adesso vedo la pausa attraverso, sento la pausa causata dalle limitazioni della mia persona spirituale e sento la freschezza e l'immediatezza di questo viaggio senza distanza. Namaste Muji. This question has bothered me for some time. Namaste Muji, questa domanda mi ha disturbato per un po' di tempo e non so chi altro chiedere. Forse sarò molto molto fortunato e tu mi risponderai. Ho avuto un risveglio spirituale alcuni anni fa e gradualmente si è stabilizzato nelle mie esperienze giornaliere, ma adesso a volte in alcuni stati molto profondi, meditativi, sento una profonda immersione e riconoscimento del sé e sembra che io sia al margine innalzarmi a uno stato ancora più profondo di questo stato dell'essere, ma c'è allo stesso tempo questa sensazione di compassione, di un amore quasi soverchianti per l'umanità, e questa compassione e amore sento che mi impediscono di rilassarmi ancora più profondamente in uno stato più alto di consapevolezza. E non so se è ego o paura o soltanto il mio dharma personale, ma in quel momento di meditazione è come una spinta molto forte dell'amore di stare qui sulla terra per aiutare gli altri. E poiché non lascio, mi lascio andare completamente, mi fermo e rimango in quella compassione invece di continuare verso uno stato più profondo. Sono confuso, è questo un problema? Che cos'è quello che sto sentendo? Per favore aiutami, grazie, mantra. Ok, voglio vedere qui questo risveglio spirituale che si è stabilizzato nella tua vita giorno dopo giorno. Adesso a volte in profondi stati meditativi sento una forte immersione nel riconoscimento del sé. Dove ti porta questa meditazione? Ti porta in un luogo con immagini o senza immagini? Dove vi porta questa meditazione? Tu ciò che è un'immagine o qualcosa che è senza immagine? Senza immagine, ok. Verso i concetti o verso i non concetti, ok. Verso l'esperienza o più verso una dimensione di non esperienza? Di assenza di esperienza. E adesso in questi stati di meditazione molto profondi sento una forte immersione e riconoscimento del sé e sembra che sto al margine, al limite di innalzarmi in uno stato ancora più profondo di consapevolezza. Ma c'è anche questa sensazione di una compassione, un amore soverchianti. Forse alcune volte vi ho detto, no, di questa cosa. Vi ho detto dei yogini. Ho fatto questo dipinto di yogini che sta meditando e sta sprofondando più e più dentro questo stato di vuoto. E a un certo punto sente questa musica, questi suoni così dolci che la toccano, che sono più grandi, più meravigliosi di quelli che qualsiasi compositore terreno potrebbe mai creare. Questa musica fluisce, meravigliosa, così potente, così emotiva, trasportante, trascinante. Ma non può essere me, perché io sono qui che l'ascolto. E non appena quella chiarezza viene, la musica si dissolve
e lei rimane in questo silenzio di nuovo, no? Ancora un po' più in avanti, comincia a vedere questi colori come di madreperla, questi colori iridescenti che appaiono più grandi, più meravigliosi di qualsiasi, di quelli di qualsiasi pittore potesse mai produrre. Nessun giardino sulla terra può creare colori di questo tipo, ma la risposta da dentro il suo essere viene quasi senza respiro per questa bellezza, ma poi dentro il suo essere c'è questa intelligenza più alta che dice: così meraviglioso tutto questo, ma non può essere ciò che sono, perché sono qui che lo osservo. E così si dissolvono ancora. E lei rimane in questo silenzio. E poi arrivano tutti questi esseri formati, creati di luce, questi esseri di luce che volano verso di lei e vogliono abbracciarla. Questa visione è veramente forte questa volta. E queste immagini stanno comunicando telepaticamente questo amore verso di lei e volano verso di lei. E lei dice: oddio, oddio, è meraviglioso, è meraviglioso, è un amore meraviglioso. Ma non può essere ciò che sono, perché io sono qui che lo sento e che lo vedo. E tutta questa visione si dissolve di nuovo. And then, e poi niente. Now sometimes a very profound in very profound adesso dici che a volte che in questi stati molto meditativi, molto profondi, senti questa profonda immersione e riconoscimento del sé ed è sembra che sei al punto a questo punto cruciale dove puoi andare in uno stato più profondo dell'essere, ma poi senti questa grande compassione e amore per l'umanità che arrivano. Ah, l'umanità, ah, sono così amabili. Questa compassione, questo amore che sento è ciò che mi tiene e che mi trattiene, mi impedisce di rilassarmi in uno stato ancora più alto della consapevolezza. Non è molto facile questo qui, perché uno degli ideali spirituali più importanti è questo amore per l'umanità. Posso condividere questa saggezza, perché ho questo amore per l'umanità. E per questo? Non lo so. È per l'amore per quello che l'umanità è, non per l'amore dell'umanità semplicemente. Molti esseri non sono così amabili in realtà. Se trattengono il loro ego, non sono così amabili. È perché sono il sé. Ed è la luce del sé che amiamo, ma non riconosciamo questo, non lo capiamo questo a volte. Quindi questo amore, questa compassione, sento che mi impediscono di rilassarmi in stati più alti di coscienza e non so se è ego, paura o è il mio dharma personale, ma in quel momento della meditazione c'è questo amore magnetico di essere qui sulla terra per aiutare gli altri e per questo motivo non riesco a lasciarmi andare completamente. È qualcosa di familiare? Non è un lasciare andare di piccole cose delle mie classi di danza, ma è l'amore dell'umanità, l'umanità. Come sei egoista se scegli di andare più in alto solo per te stesso?
c'è l'amore dell'umanità. Non è una cosa facile, non è una cosa facile. Forse c'è ancora qualcosa dentro, e non sono ancora sicuro di questo. Forse c'è qualcosa dentro che dice, ma sono qui per salvare il pianeta. Chi lo sa? Non lo so. Ma perché deve venire in questa forma? Verrà nella forma in cui tutte le tentazioni, tutti i sabotaggi vengono a te. Una catena è solo più forte è forte tanto quanto il suo anello più debole, e quindi queste cose vengono attraverso le vostre punti di debolezza. Ed è per questo che noi siamo tutti questi. Io lo so questo adesso, non è una credenza. Perché è così raro? Perché sembra così raro che gli esseri umani poi si risveglino? Se io vi chiedo, potete darmi i nomi di 10 musicisti? Ok, boom, me li date subito. 10 grandi atleti, attori, dottori, anche astronauti, alcuni. Buddha. Essere risvegliati. Buddha, 2600 anni fa. Il prossimo, Gesù, 2000 anni fa. Perché dobbiamo andare così lontani? Ah sì, c'era Ramana, quel tipo Ramana. Ah sì, era recente, 50-60 anni fa. Ma tutte le tue pop star sono ancora vive. Anche gli astronauti, ma gli esseri risvegliati, perché sono così rari, perché così pochi? Perché così rari? Dobbiamo chiedercelo, perché il seme dell'attaccamento all'esperienza umana, del desideri, al senso del bisogno di essere amati e della gioia di amare qualcuno, di avere qualcosa e di aspirare e di avere fantasie su cose, proiettare sogni, è così potente per l'espressione umana, per l'espressione umana della coscienza. Quindi forse qualcosa di genuino, perché no? Forse tu sei fissato sulla meditazione e poi a un certo punto dici, no, veramente, in realtà, questo amore per l'umanità è la mia stazione dove devo scendere. Premi il pulsante alla fermata e entro nel mondo e comincio ad amare gli esseri umani, perché Dio mi ha dato questo amore per gli esseri umani. Ciao, ciao, illuminazione, ci vediamo dopo. Così come ci sono persone che sentono che hanno bisogno di aiutare Dio, come se lui fosse un disabile. Dio, sono qui, e mi prendo cura di te, ti guardo le spalle. Abbiamo molte fantasie, eh? Quindi c'è questa spinta di amare e questo verso la terra. Sembrerebbe che io dico di non aiutarsi l'uno con l'altro, non è quello che sto dicendo. Tutto il tempo ci sono queste opportunità, no, che arrivano. Magari c'è questa persona, come in questo caso. Finalmente c'è l'opportunità di servire l'umanità. Andrò in qualche paese lontano perché lì possa essere utile. E lì magari proprio nel loro paese ci sono persone che hanno bisogno del loro aiuto e loro non glielo danno. Quindi queste cose sono molto inconsistenti, e molto inconsistente il modo in cui la nostra mente funziona. A volte c'è le persone che ti chiedono aiuto. Mi dai alcuni minuti per darmi il tuo consiglio? No, non mi piace come ti vesti. E poi dice, no, voglio aiutare. Poi vai in questi paesi lontani, vendi casa tua per andare in questi posti. Forse è una cosa vera, chi lo sa? Ma a volte è pure una cosa non vera. Mm.
But in that moment of meditation, it's like a magnetic ma in quel momento della meditazione c'è questa forte spinta a rimanere sulla terra per aiutare gli altri, per aiutare l'umanità, e non riesco a lasciarmi andare completamente e rimango in quella compassione e in quell'amore invece di seguire questi alti più questi stati più profondi. Quando la tua meditazione finisce, tu vai e aiuti altra gente? Quando finisci di meditare? Sono confuso. È questo un problema? Cos'è che sto sentendo? Grazie, mantra. Se tu vai nella tua meditazione, sei in un certo punto e cominci a sentire questo grande amore, questa grande compassione per il mondo e così via. Ok. Rimani, vai a quello stadio, ma vai a oltre. Vai anche a altri stati più. Se tu vai in uno stato ancora più alto, tu vai da uno. Puoi aiutare la gente da uno stato ancora più alto. Perché fermarsi lì? Tu pensi che sia Dio a dire: no, non è abbastanza, scendi qui, rimani qui. No, l'opportunità è di andare fino in fondo. Perché no? Could you come and could I listen to you about the microphone? It needs to be heard, you know? Puoi venire qui? Voglio che si senta quello che hai da dire. Vieni, prendi il microfono. I somehow relate to this person, but I feel being more in your I don't know if this person. Io mi relaziono a quello che dice questa persona. Io non so se questa persona è stata nella tua presenza fisica, ma joy. Io sento questa devozione, questa gioia devozionale a stare nella tua presenza che mi ha dato. Sentivo che c'era qualcosa che il mio campo è il lavoro sociale e marinate more and I'm making allowing for that. So thank you. Thank you. Thank you for bringing. E io vorrei marinare di più dentro quello che tu stai emanando, che stai facendo rinascere in me, che era stato perduto. Io parlo di questa cosa e non sono cinico in per niente, perché queste cose succedono molto spesso. Ci sono persone che vengono e che la loro sadhana non è completa, c'è ancora qualcosa lì e hanno delle visioni molto forti su queste cose e io gli dico: no, aspetta un attimo, guardiamo insieme, perché se quello che dici è vero, sarà ancora vero alla fine della nostra introspezione e nello stato dell'osservazione e di andare dentro. Ci sono molte cose che vengono offerte lungo la strada, ci sono molti chai shop, molti negozi sulla via verso il Nirvana, ci sono vecchi amici che ti vengono a trovare: oh, ciao, come stai? Facciamo una festa, vieni. Oggi è il 50° compleanno del nostro amico e ci sono molte cose sulla via e succedono in tanti gruppi, tante religioni, tante pratiche, e non appena tu sei sul cammino di completare in modo autentico e c'è questa urgenza, questa spinta autentica verso la libertà, non sono ancora ostacoli, ma si pongono come ostacoli, perché fanno come un'audizione per la tua attenzione e tu userai queste cose per crescere, per rafforzarti attraverso di esse, perché tu non raggiungerai il Nirvana succhiando lecca. Ci saranno delle insicurezze, delle confusioni, ma tu devi lavorare attraverso di queste. La cosa migliore è di mantenere, è di svuotare la tua mente di te stesso e rimani seduto nel silenzio del tuo essere e vedi che tutte queste cose sono percepibili, vengono e quando vengono, vengono con una certa forza. Ma se tu non vai con queste cose, vedi che si collassano e vanno nell'oblio. Agiamo in modo troppo
troppo di fretta con questo impulso invece di agire per intuizione, e qualcosa va, risponde in modo di fretta. A volte le nostre azioni sono frettolose. Guardiamo questa cosa in questo modo, a volte dico, e questa cosa a volte questo ti dà l'opportunità di vedere, e questa magari è una possibilità che tu hai. Perché tu mi hai scritto di questa cosa? Perché qui dice, tu stai cercando di vedere che cos'è questa cosa, no? È una spinta magnetica di amore di essere qui sulla terra per aiutare gli altri. Forse qui sulla terra per aiutare gli altri, forse nella tua meditazione qualcosa ti dice, se tu vai avanti devi lasciare il tuo corpo. Ci sono cose molto sottili che possono venire. Perché non rimanere qui e aiutare la gente? Stai qui sulla terra, può anche significare che se tu vai ancora più avanti devi lasciare il corpo. Perché le persone trattengono questo tipo di idee, no? Se tu vai a una comprensione totale, la devi lasciare il corpo, perché è solo un corpo fatto di sogno, e tu non puoi semplicemente lasciare il corpo, perché il corpo non... Ma noi non sappiamo queste cose. Io ho visto così tanti movimenti di questo tipo che cerco di esporli tutti, no? Ma non sappiamo. Io mi fermo in quello stato di compassione invece di andare oltre, in uno stato più profondo, più alto. E quindi qualcosa dentro lo sa. E non so se questa è la cosa più alta da fare, la scelta più alta. E quando tu finisci la tua meditazione senti ancora questa urgenza che devi andare, che c'è qualcosa che ti spinge, che qualcosa mi porta. E ci sono persone che lavorano per queste organizzazioni e qualcosa sembra che funziona e che tutto funziona, ed è così che lo spirito che funziona così. Quando qualcosa deve funzionare per forza dello spirito tutto avviene, cade nel punto giusto, tutto si sistema nel punto giusto, e tu, le persone dicono no, deve essere qualcosa di vero, perché così tanto supporto viene da tutte le parti. O sei tu a spingere tutto questo con la tua forza? E sei in grado di discernere che sei tu che spingi una cosa, o vedi che c'è supporto che viene da una forza più alta? Cioè, ci sei tu che vuoi dire qualcosa? Grazie. Grazie mille. Non ho mai chiesto niente perché... Per 3 anni ho beneficiato enormemente di tutte queste domande. Io conosco il mio vero posto. And it has, of course, I'm confused, like the one who writes this letter. Ovviamente sono anche confusa da queste lettere. And over the last 3 years, e anch'io ho inseguito questo tipo di cose. Negli ultimi 3 anni ho abbandonato tantissime cose e ho decostruito tutto quello che c'era. E adesso mi trovo davanti a degli attacchi mentali fortissimi che riesco a osservare, però non provo alcuna passione, nessuna forma di coinvolgimento. E mi sembra strano che tutte queste persone intorno abbiano questi sentimenti di devozione. Apprezzo enormemente quello che avviene
qui e sento tutte queste voci che mi dicono magari non è il momento giusto, che mi parlano nelle orecchie e provo questa grandissimo impulso a scappare, a andarmene, a prendere la macchina e andarmene via. Anche a Zimar è successo, è venuta poi una signora il giorno dopo che sono andata via senza neanche parlarti e ho pensato che volevo parlarti e chiederti consiglio, Guruji. Beh, grazie intanto di essere venuta a chiedermi queste cose, perché non va bene in realtà andarsene in questa maniera e c'è qualcosa che vuole andarsene, ma tu devi conoscere questa voce, devi riconoscerla, questa voce che vuole andare via. Vuole andare via prima del tempo. Perché questo io che vuole andare via perché l'unica possibilità per questa voce di parlarti è a parlare a colui che vuole andare via, perché se parla al sé non riesce a farlo. Può solo parlare all'idea che hai di te, perché al momento quello è il tuo luogo in cui abiti di solito. Colei che vuole scappare, no, è anche la ricercatrice spirituale, quella che vuole farla finita con tutte queste assurdità. È il sé che assume un ruolo, il ruolo di ricercatore, di spirituale. Va bene così, il ricercatore può continuare a diventare sempre più raffinato e fino a un certo punto che scoppia e scoppia nella realizzazione. E quando scoppia, dietro a questo scoppio si rivela il vero sé. Io dico spesso che colui che inizia l'autoindagine non completa l'autoindagine, ma sarà eliminato dall'autoindagine. Colui che inizia l'autoindagine, che la intraprende, in qualche modo non è che poi dice ah sì, ce l'ho fatta, l'ho completata. Dovrai essere sicura che sei quello. Tutti vogliono scappare prima o poi. La storia di Gesù nel deserto, no? 40 giorni e 40 notti, doveva essere messo alla prova, nello stesso modo in cui capita a te. Perché le tentazioni non puoi avere delle tentazioni se non sei, se non puoi cadere nella tentazione. Perché se non puoi cadere nelle tentazioni, non esistono le tentazioni per te. Se ti si presenta un pesce dell'altra settimana, non è una tentazione, non lo vuoi proprio. Non ne vuoi proprio sapere. Quindi viene fuori qualcosa che trova il buco della tua barca. E ci mette il dito e continua ad aprirlo sempre più. E questo qui, è questa qui che viene attaccata, che si sente attaccata dalla mente, non puoi percepirla questa. Sì, è percepibile. Però ciò che mi mette in confusione, io posso essere nel mio vero luogo, nella mia vera casa. E non succede niente, va sempre bene. E poi a un certo punto ci sono due modi, no? Se sei capace di rimanere nel tuo vero luogo, che non è un nascondiglio dagli attacchi della mente. Ma poi accanto a questo c'è un altro lavoro, io. Se nell'identità dinamica accade qualcosa,
Quasi sempre puoi ignorare tutti questi eventi e voltare lo sguardo da altre parti. Però magari ci sono alcune cose, tu cerchi di voltare lo sguardo altrove e poi ti compare davanti nuovamente. Allora devi indagare in queste cose che sorgono. Chi è che viene intimorito da tutte queste cose? A chi parla questa voce? A chi parla? Non devi ripeterlo meccanicamente. A chi parla? Devi in qualche modo rifletterci e cercare di identificare colei a cui questa voce sta parlando. Parla al sé, al puro sé, oppure parla a un'identità che sembra dentro di te, sembra un io dentro di te e ha un aspetto personale, una caratteristica personale. Se tu identifichi questa qui, la vittima che viene oppressa dalla mente, e riesci a capire che è un costrutto della mente in realtà questa qui. E questo lo capisci, lo capisci veramente, e nel momento in cui lo vedi, se ne va, scompare. Questi sono semi molto potenti, li chiamano vasana oppure samskara. Sono forze che hanno una certa storia, un certo passato, sono delle tendenze latenti. E quando divampano in qualche modo si ha la sensazione di essere che l'essere venga tenuto in ostaggio, si sente intrappolato. È per questo che bisogna osservarle, esaminarle alla luce dell'autoindagine, perché ha la forza laser di bruciare questi semi, queste forze latenti, e nel trascenderle queste tendenze viene una grande fiducia in se stessi, sorge una assenza di un'impavidità. È per questo che dico che bisogna portare un po' di attenzione e riascoltare questi discorsi, questi video, e cercare di capire cosa sto dicendo, cosa cerco di trasmettervi. Perché quando ne parlo è come se in realtà questi siano argomenti tabù. In realtà non puoi criticare un essere umano che vuole aiutare l'umanità, ma in realtà quando poi osservi un po' da vicino ti rendi conto che l'immagine è piuttosto diversa da quella che pensavamo fosse. C'è qualcosa che vuole giustificare. Qual è il momento più opportuno per andarsene? Magari è hai fatto la scelta più elevata nel restare. Grazie mille. Che cos'è questa totale, questa assenza totale di entusiasmo che sento? Da dove viene? Non riesco a identificarmi con questa assenza di entusiasmo. È la mente che ti attacca in questa maniera, no? Assorbe una gran quantità di energia con queste passioni, oppure ti toglie ogni energia in qualche modo, non sei immersa in un'apatia totale, non ce la fai neanche a starnutire. Forse la voce ti dice: forse è perché stai cercando la verità e quindi perdi tutte le energie. Tutti questi attacchi vengono come delle granate, delle bombe a mano. A volte invece sono come amici che cercano di confortarti. Potrebbe essere anche un amico, tuo padre, tua madre, tua sorella, anche il tuo cane. Arriva il cane che tra l'altro è totalmente innocente, però assumerà un ruolo in questo gioco della mente. Chi è che compie queste azioni? Possiamo dire che è il diavolo. Ma posso anche dirti un'altra cosa, no? Chi è che lo fa? La coscienza lo fa. La coscienza gioca con se stessa. Qualche volta crea il senso di avere un problema per avere la sensazione di trascenderlo, di superarlo. Dipende dal modo in cui guardi le cose.
può anche essere che se ti trovi nella sfera di entità, se hai un'identità, per esempio, vuol dire che sei un'entità io, e nel territorio delle entità non ci sono solo esseri umani, ma anche forze oscure, demoniache, e sono vere così come lo sei tu, come pensi di esserlo. E quando ti risvegli da tutto questo, diventa tutto come materiale onirico, roba onirica. Ma fino ad allora sono solo ipotesi dire che tutte queste, è un'ipotesi dire che tutto questo non esiste, quando soffri da questo tipo di attacchi mentali. Tanta gente si trova nella stessa situazione, migliaia di persone che sono state toccate dalla grazia e che in qualche modo devono ancora crescere, perché la grazia, Dio ti dà il pane, però non chiedergli una bruschetta, fatela te. Cosa voglio dire? Voglio dire che la mente in qualche modo ti dà degli indizi, tu devi rispondere, è come una chiamata, una risposta, un kirtan. Tu hai ricevuto qualcosa, ma devi dare qualcosa indietro. È così che in qualche modo sviluppi dei muscoli spirituali e incominci a distinguere le cose. Tu vuoi che Dio ti pulisca la banana, ti peli la banana e poi mastichi per te. Allora, solo allora, no, la sensazione che non faccio niente, ma no, la mente ti dà delle dritte, degli indizi, e tu devi scoprire. Poi, in qualche modo, poi sarà come un insegnamento diretto, tu cogli questi indizi molto rapidamente. C'è qualcosa che ti toglie tutte le energie e tu sei là, oddio, che cos'è che mi succede? Sei là, apatica, inerte. La mia storia magari non... due suore facevano un esperimento. Facevano come l'autoindagine dell'Advaita e hanno scritto un articolo che nessuno dovrebbe farla questa autoindagine, bisogna assolutamente affezionarsi e tenersi stretta alla propria personalità, perché l'hanno fatto e hanno vissuto un grande vuoto, non c'erano amicizie, non c'era amore, non c'era odio, non c'era niente, non c'era proprio niente, era come un buco nero. E hanno scritto un articolo su questo. Allora voglio dire, non hanno fatto l'indagine. Ciò che è successo è che nella mente avevano come una paura e la mente si è manifestata in questo modo, con queste scoperte che loro hanno trovato con l'autoindagine. Hanno scoperto che non c'è niente, che non si trova niente. E la mente in qualche modo ha assunto la forma di questa incomprensione. E loro, e ciò che hanno scoperto, che non c'è niente, sembra non duale, sembra non dualismo, però in realtà non è non dualismo, perché il loro punto di vista è mentale, è da una prospettiva mentale che lo vedono. Non c'è una persona lì, non c'è una persona e quindi non c'è vita. È una cosa molto strana questa. Mi ci è voluto un po' di tempo per capire in realtà che cos'è che gli è successo a questa gente. Perché se la mente non avesse la facoltà di imitare il sé, non sarebbe potuta succedere una cosa del genere. E quindi hanno trovato una versione del sé e gliel'hanno venduta. Ci sono tante cose diverse e la mente trova sempre la strada, ma fa tutto parte della grande commedia, perché non farei più lo stesso errore, in qualche modo lo fai una volta, ma poi impari a riposare nel sé e scopri che tutto si svolge naturalmente. È una cosa molto importante questa, perché
quello che dici, la mente può anche assumere questa forma, non ho energie, non c'ho niente da fare, non sono interessato a niente, sto seduto tutto il giorno. Ma è la mente che fa sì che stai seduta tutto il giorno. In realtà magari non c'è niente da fare, però in qualche modo sei assolutamente presente in quanto consapevolezza. È un risultato molto diverso questo. Magari non c'è niente da fare, però tu assumi il ruolo della persona che non ha nulla da fare. Il sé. And yet everything gets che non ha nulla, quando non ha nulla da fare, sta bene. E tutto viene compiuto in realtà. Molta gente viene qua, lavoriamo insieme, e a volte il lavoro è piuttosto intenso. Ma cosa dicono queste persone? Viaggiamo dappertutto, andiamo in India, ogni anno dobbiamo ridipingere l'ashram, no? Perché ogni anno lo ritroviamo tutto sporco. Puliamo gli alberi, puliamo il pavimento e chiediamo ai volontari e loro dicono è una cosa facilissima, come se non facessimo niente proprio. È la grazia che lo compia. Sai come la fa la grazia ogni cosa? Quando hai il cuore aperto e accetti tutto, allora è la grazia che fa le cose. Ma se inizi a lamentarti e dirti sono stato qui una settimana, non ho visto mai Muji, abbiamo lavorato un sacco. Sì, certo che lavori un sacco, perché è la mente che ti fa affaticare in realtà. Se vuoi vivere la tua vita in questa maniera, fai pure. Mi dicono che questo corpo ha il diabete, una lunga serie di malattie. Dovrei andare in bagno due o tre volte all'ora. In realtà sono aperto per queste cose, le racconto. A volte sto seduto per 6 ore in satsang e non vado mai in bagno. Come faccio? È Dio che lo fa. I don't put in some. Listen, I'm going to be probably 6 hours tonight. Can you help me out? Non è che mi metto a pensare e a chiedere aiuto a Dio, dovrò stare seduto 6 ore, aiutami, ti prego. No, semplicemente sto seduto e succede. È lo stesso per tutti voi, per te, la stessa cosa. Non abbiate paura. Non abbiate paura, non scappate. C'è qualcosa che vi vuole far scappare dalla vostra occasione più grande. Perché non potete condividerla con lui, con questo qualcosa. Dovete imparare a stare da soli. Non da soli come persone, ma da soli come tutto. Quando ci riuscite, allora potete stare ovunque, starete sempre bene, perché non siete, non commerciate, non trattate, siete liberi. Ma questo potere terreno lo dovete trascendere, l'influenza di questa voce. Deve esserci dentro di voi, perché dovete crescere. Noi abbiamo bisogno della voce della mente per aspirare e per trascendere la sua influenza, per uscirne. Anche dopo il risveglio, abbiamo bisogno di un po' di noie, un po' di seccature. Sono cose salutari, sono come un vaccino. Grazie. Dear Muji Baba, thank you for being with me. Caro Muji Baba, grazie per essere con me. Ti ho incontrato per la prima volta per caso negli ultimi 2 giorni di Rishikesh su YouTube. Quando ero seduto di fronte allo schermo ero sopraffatto e c'erano delle lacrime di gioia e volevo incontrarti, quindi sono venuto al ritiro di Zimar.
sono ancora in questo, in questa atmosfera di ritiro dentro di me. Ho seguito il satsang della domenica scorsa e continuo a vedere i tuoi video anche del ritiro e continuo a vedere questo video. Questo esercizio è tutto l'aiuto di cui tu hai bisogno del 6 aprile 2017. Le tue parole che descrivono ciò che è mi portano sempre più profondamente dentro me stesso. Grazie per questo. C'è spontaneità, amore e umorismo che diventano sempre più parte del mio essere e posso vedere la reazione delle persone, sono più amichevoli e aperti a me. È così meraviglioso e tutto così nuovo per me. E ti ringrazio con tutto il mio cuore. Tu sei diventato parte di me e io ho la volontà di andare fino in fondo con la verità e metto la mia vita nelle tue mani e ho fiducia in Dio. Con amore Bodhidharma, Adalbert Runte. Una buona lettera, una bella lettera. Semplicemente guardando su internet e ascoltando dentro il cuore, qualcosa viene confermato. Vedi? Le tue parole che descrivono il ciò che è mi portano più profondamente dentro me stesso. La spontaneità, l'amore e l'umorismo diventano sempre più parte del mio essere e vedo la reazione delle persone, sono amichevoli e aperte a me. È così meraviglioso e così nuovo per me. Ti ringrazio con tutto il mio cuore, sei diventato parte di me. Rispected Muji, I've been watching you. Your YouTube talks for 3 years. Rispettato Muji, ho visto i tuoi video di YouTube per quasi 3 anni. Grazie tantissimo per renderli così disponibili, accessibili a tutti. Non sono riuscito a praticare questo esercizio di mettere i miei pensieri da parte e rimanere come in quanto l'essere. Quando tu ci direzioni, ci indichi di fare questo, io sento che la mia mente si prende tutta la mia attenzione. Adesso tu vuoi mettere l'attenzione sul tuo essere interno e questa è la mente che ti dà fastidio, comincia a parlare bla 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 e tu non puoi sentire. When you ask the question like, e quindi is this going quando to tu die? Chiedi la domanda will it be there tomorrow? Questo muore, può morire, sarà qui domani, ha qualche no, inizio e alcuni nel die. Pubblico dicono yes, no, it will be there tomorrow. Non morirà, no, sì, no, sarà lì domani, no, non ha inizio. Io comincio a sentirmi che sono l'unico che non riesce a vedere l'ovvio. Which is what your mind wants you to feel as well. Ed è questo che la mente vuole che tu senta, che tutti noi lo abbiamo capito e tu no, stupidotto. Oh, forse non è il mio momento, non è la mia stagione, forse non sono fatto per questo. E anche mentre ci siamo in satsang. Non c'è niente di cui preoccuparsi di altre cose. Tu vieni con questo invito. Lascia tutto questo da parte. C'è qualcosa di che è più facile di questo. Lascia questo da parte. Non parlare di questo. Lascia questo da parte. Vieni. Siediti. Bla 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 bla. Ah, stai zitta, mente. No, non starò zitta. Wonderful. So I feel like I'm the only one who's missing this. Comincio a sentirmi che sono l'unico che non riesce a vedere questo che apparentemente è ovvio. Durante l'esercizio c'è sempre questa mente che parla. Forse è un po' più lentamente. Ma perché non sono in grado di praticare tutto questo? È una buona domanda.
c'è qualche altra alternativa per fare autoindagine per un ricercatore come me? C'è un qualcosa di più facile di quello che vi sto indicando? C'è qualcosa di più facile che tu sei seduto qui? 5 minuti. E c'è un cambiamento dal relativo all'assoluto. Ma non è tanto facile. Ci sono persone che sono sedute dentro caverne, nudi, con tigri che corrono fuori. Ci sono persone che si picchiano con catene e rimangono solo su, in piedi su una gamba per 3 anni e mangiano una nocciolina e mezzo bicchiere di latte al giorno, tutto quello che mangiano. Ma tu... No, Mugi, cannot fade. No, Mugi, non può andare via. Non può essere malato, no. How far from you is it? No distance. E quanto è lontano da te? No, non c'è distanza. Is it you and it? No. Sei tu e quello? No, no. Io sono questo. Is there any alternative way of self-inquiry? C'è qualche altra alternativa, un modo alternativo di fare autoindagine per un ricercatore come me? Rajavan, Bangalore in India. Niraja Rajavan, Bangalore, India. Più facile di così. Ci proverò, contemplerò una cosa più facile di questa, per dire. Prendi un succo d'arancia, vai a dormire, poi ti svegli e ping, sei risvegliato. Una cosa così. Maybe it's too easy. Forse è troppo facile. Forse è troppo facile, quindi quando è troppo facile non gli dai valore. Di nuovo è la pietra preziosa del celeste. E cosa hai fatto per ottenere questa pietra preziosa? Poiché è venuta da te, non sei riuscito a dare. Perché è venuta così senza sforzo? Lui non gli ha dato alcun valore, ma lui dà tanto valore a tutte le piccole cose per cui dà tutto questo sforzo, no? Queste piccole pietruzze per cui poi gli arriva questa pietra celeste dal cielo. Ah, che è sta roba? Questa grande pietra preziosa divina, ma la mette al collo dell'asino. E quindi penso che Dio si sta facendo una grande risata. In tutto il mondo le persone fanno queste cose. Camminano su sabbia a rovente, trattengono il respiro per 3 minuti, si picchiano con e io sono qui in Portogallo e sì, te lo do. Devono fare qualcosina, diciamogli che devono lasciare la mente fuori, che non lo possono fare ma possono farlo. E in 3 minuti mi rivelerò a loro. Ping. E dopo di quello, anzi, ancora chiederanno: no, perché la mia mente dice. So to Niraja Bhagavan. E quindi a Niraja Bhagavan. Rajavan. Ragavan. Niraja Rajavan. Rajavan. Keep Rajavan. Watching the video. Over continua a guardare i video. Di nuovo e di nuovo fino a che non lo capisci. O lo devo dire e ridire sempre, sempre, sempre fresco. No, riguarda sempre il video e osserva la tua mente che entra. Ma mente che fai? Ti ho lasciato fuori, rimani fuori. E la mente dice, no, vengo dentro con te. Va bene, va anche ok, la mente vuole venire dentro. Supponiamo che ci sono 50 persone che vengono ad abbracciarti e io ti dico, tu non abbracci nessuno. Ok? Quindi 50 persone ti abbracciano, ti baciano,
E tu rimani così. Qualche problema? No. Lascia che la mente arrivi. Io non vengo, non rimango fuori, andiamo sempre da tutte le parti insieme, io entro dentro. Ok, vieni dentro, ma non gli tenere la mano. Va bene? Amato Srimuji, quando sono ritornato da Zimar, il mio cane Trixie non mi ha riconosciuto per 2 giorni. So it does happen. Something really must have changed. E quindi succede, qualcosa ha davvero cambiato. Perché anche un cane non fa, non fa finta. Ma chi è questa? When I returned from the Zima retreat, my dog Trixie. Quando sono tornato dal ritiro di Zimar, il mio cane Trixie non mi ha riconosciuto per 2 giorni. È rimasta distante da me e mi guardava in modo sospetto. Mi annusava per sentire l'odore, ma era nervosa come se ci fosse qualcosa che mancava. E sì, c'era qualcosa che mancava. Potete immaginarvelo, questo è meraviglioso. 2 giorni dopo sono andato nella foresta a fare una passeggiata e sono stato attaccato da due cani che erano arrabbiatissimi con me. Sono dovuto correre via per la mia vita. Ma durante il ritiro tu non hai detto nulla su agli animali? Non hai parlato di animali durante il ritiro? At the retreat you did not mention anything about animals, apart from two birds in a tree. Non hai detto nulla degli animali. Hai solo parlato di 2 uccelli nell'albero. It's all here, I'm telling you. Every word I've read, è tutto okay? Qui, è tutto qui, yeah. Ve lo dico. Tu, ogni parola è qui sulla lettera. Questi uccelli non mi danno alcun problema. C'è stato solo un incidente vicino al mare, quando un gabbiano ha fatto la pupù che è caduta. Che è caduta sul mio gelato e quindi non me lo sono potuta più mangiare. Please send extra grace and per favore manda altra grazia e supporto perché io posso avere a che fare con gli animali, perché vivo in campagna. C'è un toro. C'è un toro nella casa accanto, non ci credo a questa lettera. C'è un toro nel campo accanto alla mia casa, ma non ci voglio andare. Apart from this, all is good. A parte tutto questo, va tutto bene. Apart from this, all is good. With fantastic dreams. A parte questo, tutto bene. E ho dei sogni meravigliosi. Uno, la scorsa notte, c'era un alieno che mi era venuto a trovare, ma aveva una faccia umana ed era un po' strano. Soaking up your love and graces. Ho amato essere 7 giorni in tua compagnia, marinando dentro la tua grazia e il tuo amore. Padrea. Grazie. In brackets. Padreak. Mulryan. Ireland. Mulryan. Irish. Irlanda. Irlandese. Porek. No. P A D R A I C. Porek. P A D R A I C. Like come porridge. You know him. No, okay. Lo conosci? Ah no, ok. This is a good one. I must keep this one. Questa è molto divertente, molto bella. Me la voglio tenere questa qui. Trixie non mi ha riconosciuto per 2 giorni. I wonder what she was seeing this one. Mi chiedo che cosa vedeva. Amato maestro, grazie di tutto quello che sei e delle tue indicazioni. Ti seguo da vari anni, eppure
of depression. Ancora mi sento intrappolata in questa prigione di depressione, fatta di depressione. It feels like a fear entrapment, identità e tristezza. Of being rejected and abused. Sembra and plays out strongly una trappola di fatta di paura di essere rifiutata e di ricevere delle molestie. I know deep down e lo sento molto quando sono con le altre persone, soprattutto con mio marito, ma so che non è una cosa autentica, eppure questa presa è molto forte, questa stretta mi rovina la vita. But I don't know what to do e in qualche modo gli consento di rovinarmi la vita, ma non so più cosa fare. Essere nel satsang e fare l'indagine tutti i giorni, per ore a volte, è stata una benedizione. E in qualche modo la fiducia, la credenza nella persona si sta allontanando, si sta perdendo forza. Eppure faccio ancora fatica in tutto questo. Ho come degli impulsi di suicidarmi. Each day, per favore, I thank you, dammi tutta la grazia for all life che puoi. Ogni giorno ringrazio Dio per il luogo in cui mi ha portato la vita, tutto ciò che mi ha portato di buono e di cattivo. Sono eternamente grato per questo. Per favore, sostituiscimi con la verità. Io so che questa vita è dedicata alla libertà. Ti amo, per favore. Perdona la mia ignoranza, mi dispiace, Jen dagli Stati Uniti. I've been following you for several years and yet still I feel caught. Ti seguo da molti anni, eppure ancora mi sento intrappolata in questa prigione di depressione, fatta di depressione, di identificazione e profonda tristezza. Qual è la tua via d'uscita? Che tutte queste cose tu le puoi osservare, Quando evidenziamo il fatto che sono cose osservabili, in realtà non ti rendi conto di quanto sia potente una cosa del genere finché non la metti in pratica. In realtà quando la osservi ti rendi conto che non è la cosa che appare. Quando vedi un nuvolone nero nel cielo, ti deprime? No. Cosa vuol dire un nuvolone nero? Vuol dire un nuvolone nero, cioè niente. Quando lo osservi con questa semplicità, come una mente infantile, non sarai spaventato da tutte queste cose, non ne avrai paura. Ma a volte la vita la viviamo con troppi significati. Tutte le cose hanno troppo significato, sono investite da troppo significato. La mente assume questa forma. Anche a volte non mi piacciono le lettere che hanno una forma. Tutte le cose in qualche modo hanno troppo significato. Ah, non mi piace questa lettera, non mi piace questo fazzoletto, è troppo bianco. Ma nella mente autentica, la mente autentica è vuota, ma che valore può avere una mente vuota? Nella mente vuota non c'è una persona, e quando c'è bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa ci sia bisogno, questa cosa arriva e i bisogni del momento vengono affrontati, e poi dopodiché tutto torna all'oblivio. Non hai bisogno di uno zaino pieno di tecniche, altrimenti la mente ha bisogno di è piena di paure e quindi ha bisogno di provare di provare per vivere. Invece i saggi sono una cosa sola col flusso della vita, ma neanche ci provano. Quando sei libero dall'ego, tutto va bene. Quando invece hai l'ego dentro, la vita è piena di complessità, di difficoltà. I know deep down this is not true, and yet still the grip remains strong. Adesso so intimamente che questa è una cosa falsa, però mi rovina la vita, oppure
dovrei dire che io gli consento di rovinarmi la vita. Però non so che farci, non so più che farci. Essere, cosa farci? Cosa fare? Quando sei identificata con la persona deve sempre fare qualcosa. Devono sempre essere in marcia, in attività. Ma se siete l'essere stesso, l'essere trae una grande soddisfazione, un arricchimento nel contemplarsi. Vuol dire che non svolge nessuna attività? No, no, le attività emergono dall'essere, perché grazie al calore del sole sorgono tutta questa vita sul pianeta, vive e tutti gli alberi crescono. Eppure non è che si può dire che il sole alleva gli alberi, è tutta una cosa spontanea. Allo stesso modo, quando la mente è radicata nel cuore, tutta la vita sembra scorrere perfettamente. Tutto si muove, ma te sei come la stella polare. Relativamente a te tutto si muove, ma te sei la quiete. Scoprilo, non è qualcosa che è impossibile. Non è qualcosa che devi far apparire, non devi far apparire nulla. Essere nel satsang, immerso nel satsang e indagando magari per ore ogni giorno è stata una benedizione. E la credenza nell'ego si allenta in qualche modo. Continuo a avere tantissime difficoltà e a far fatica. Tu potrei dire, no, in realtà il senso di fare fatica, di avere delle difficoltà sorge. Ma se dici questa cosa in questa maniera c'è una distanza. Io ti dico, resta il testimone di queste cose. Se tu dici, io faccio un sacco di fatica, in realtà non lasci nessuno spazio tra te e queste difficoltà. Ma non è una cosa, non è vero questo che dici. Colui che fa fatica sembra intrappolato nel mio essere, per cui è molto difficile lasciarlo andare in questa vita. Sembra molto difficile andare avanti a vivere, e quindi ci sono un sacco di tendenze suicide che emergono. Devo dire che c'è come un gioco demoniaco in questo, no? Sì, basta vivere, basta. Perché dovresti volere la tua morte? Normalmente, come le chiamano questo? Il parassita di solito non vuole uccidere l'ospite, perché è grazie all'ospite che vivono, che sopravvivono i parassiti. Ma in realtà questo tipo di parassita, l'ego, non gli importa niente di uccidere l'ospite. Le tendenze suicide sono state una grande parte nella mia vita. Per favore, dammi tutta la tua grazia. Ogni giorno io ringrazio la vita per tutto ciò che di buono e di cattivo mi ha portato. Per favore, scambiami con la verità, sostituiscimi con la verità. Questo scambiarsi con la verità è successo già oggi, ma devi ancora venire a ricevere il premio, a ricevere la tua vincita. Devi ancora arrivare. Ti immagini se vinci la lotteria, se tutti i numeri della tua ricevuta sono perfetti, escono tutti i numeri della tua ricevuta, hai vinto 5 miliardi di euro, però ti sei dimenticato il biglietto in tasca e qualcuno l'ha messa a lavare in lavatrice. Che fai? Non te ne occupi abbastanza. Non ci badi. Cosa voglio dire? Voglio dire che adesso ti è stata rivelata la verità e ci vuole un certo sforzo, perché c'è qualcosa che ti vuole riportare alla vecchia modalità. È come, do un esempio, no? Quando vai in un altro paese a volte devi cambiare valuta, no?
magari, oppure in una nazione se cambia moneta, come dalla lira poi passi all'euro. Però all'inizio devi farci l'abitudine, quindi pensi in lire quando già sei nell'euro. Piano piano devi compiere questa transizione all'interno della nuova valuta, perché un giorno tutti i prezzi in lire saranno superflui. Eppure tutto il tuo tesoro rimarrà lì. Però tutto quello che hai entro il 10 marzo lo devi portare alla banca per cambiarlo, altrimenti perde valore. Devi imparare la nuova valuta. Molto rapidamente devi abituarti. Non devi basarti sulle vecchie lire per valutare le cose. Capito quello che voglio dire? Quindi questo cambio di potere in qualche modo sta avvenendo adesso. Ci vuole un po' di tempo, magari è diverso per ognuno. Dovete incorporarlo dentro la vostra coscienza. Che è successo? L'ho visto, l'ho espresso con la mia vita, con la mia bocca. È vero o non è vero? Allora, in qualche modo, se è vero, deve anche benedire e migliorare ogni altro aspetto della mia esistenza. Perché parlo ancora basandomi sulla mia precedente collocazione? Adesso in Inghilterra non puoi spendere la vecchia sterlina. Sì, ma prima compravo le patatine con la vecchia sterlina. Sì, ma erano 30 anni fa. Sì, vabbè, però è ancora una moneta. Sì, prossimo cliente, per favore. Hai perso la tua occasione. Non perdere la tua occasione. Non offendetevi per le mie parole, devono essere forti, perché altrimenti si è un po' pigri, no? È per questo non voglio mettervi un peso. Ci sono tendenze, molto frequentemente ho tendenze suicide nella mia vita. Ogni giorno ringrazio Dio per tutto ciò che mi ha dato alla vita, di buono e di cattivo, ed è questo che mi ha portato ai tuoi piedi, quindi sono eternamente grata. Per favore, sostituiscimi con la verità. È vero, no? È facile. Guarda, oggi è facilissimo. Oggi sono venute persone, magari per la prima volta. C'è qualcuno che è venuto per la prima volta e ha compreso le mie indicazioni? Pensate che ancora che sia una fantasia spirituale, immaginazione? Che è successo? Cosa avete provato? No, sarebbe incredibile se qualcuno che è venuto per la prima volta potesse dire qualcosa. Be honest. What happened today for you? Siate onesti, che vi è successo oggi? Well, to be honest, it wasn't easy. Beh, per essere onesti, non è stato per niente facile. And I wasn't nodding my head with everyone or doing the exercise. E non è che annuivo come tutti gli altri. Ho fatto l'esercizio, però però mi sono detta forse quando tu facevi le domande, no? Quando tu hai domandato è una cosa nuova, e per me poteva essere creato da Dio, come se ci fosse un creatore e una creatura. God is eternal. E quindi ho esitato in qualche modo, però Dio è eterno, però ci lavoro su queste cose, ma mi sono reso conto che poi è la mente tutto questo. Però a volte
l'allineamento è molto facile, e poi altre volte invece. Però sono consapevole di tutto questo e lo osservo. E l'autoindagine è ottima. Qualcun altro che era nuovo e hanno capito qualcosa di valore, qualcosa di importante oggi? Puoi parlare te? Thank you. Yes. Grazie. First, I met you. Yes. And sì. My heart. Sì, è la prima volta che ti ho incontrato. Il mio cuore. Il mio inglese non è un granché. Ma il mio cuore. Per tanto tempo ha avuto soffriva di un dolore nel cuore. Ma adesso sento che c'è qualcosa di più stabile nel cuore e la mente non se ne va in giro tanto, ma sono in grado di lasciarla andare, rinunciare, abbandonarla e restare nel cuore più facilmente di prima. C'è qualcun altro che era nuovo, è nuovo, però sente che è riuscito a seguire tutte le indicazioni. Tu laggiù, puoi parlare? Lo so che non è facile parlare perché ci sono tante persone, però ha un grande valore se riuscite a esprimervi. Vorrei sentire da qualcuno che è nuovo, apparentemente. In realtà nessuno è nuovo a questo tipo di indagine. Grazie. Questa è la mia prima volta che sono qui con te. E sento che tutto è al suo posto, tutto è perfetto. È perfetto, è tutto al suo posto. Quindi grazie. Ottimo. Grazie. E lo terrò con me per sempre, e tutti voi anche. È enorme, è ottimo, è buonissimo. È fantastico, grazie. Thank you so much from all my heart. From everything is perfect. Grazie tanto dal mio cuore. È tutto perfetto. Ottimo. Qualcuno laggiù, da dietro? C'è qualcuno lì? Mugi, posso? Dire a questa persona che soffre di depressione che c'è un video da Lisbona che dice andate a godervi la vita, ed è una risposta a un signore che ha sofferto molto di depressione, e lui diceva che ha portato la depressione all'interno della stanza, e gli è diventato chiaro, che non era la depressione e non gliene importava più niente. E ha detto che può stare anche nella mia stanza, sulla mia sedia. E questa depressione si è dissolta, è scomparsa. Questo video si chiama Andate a godervi la vita. Grazie di ricordarmi di questo video, perché c'era qualcuno che ha parlato a Lisbona e parlava di questa depressione, era depressa da un po' di tempo, aveva difficoltà a lasciarla, ad abbandonarla. E in qualche modo siamo giunti a risolverla. E poi è cambiato qualcosa dentro di lui. Era contento, rideva e andava tutto bene. Quindi questo sarebbe un ottimo video da vedere per questa che ha scritto la lettera. E quindi te lo raccomando questo video. Un video che è stato girato a Lisbona un mese fa, mi pare. Quindi potrai magari trovarci qualcosa in questo video per te. È su YouTube, no? È su Mugi TV. I remember, and because many people speak about this. No, mi ricordo.
perché ne parlano in molti, no? Hanno pensato che era in qualche modo una grande liberazione da qualcosa che era intrappolato da qualche parte. Very good. So this is Jen from the USA. Un grande sollievo. Quindi questo è per Jen degli Stati Uniti. Come vi sentite tutti quanti? Abbastanza? Ancora due lettere? Vuoi dire qualcosa? Ok. Thank you so much. Grazie mille. C'è questo bruciare che mi ha portato qui. C'è questo bruciare che mi ha portato qui solo con uno zaino. Viene dalla persona. Ma è qualcosa che soffoca il mio essere. Perché quando faccio l'autoindagine rimane, è sottile, ma è lì. Ieri quando sono venuto a Saggia come un maniaco quasi, come un pazzo. Sembra un'ossessione, ma è quasi un essere posseduti. Venendo dalla Croazia sentivo che stavo seguendo questo fuoco che stava bruciando dentro di me. E dicevo, ok, se devo andare avanti, quello che succederà, succederà. E tutto il tempo c'era qualcosa che mi spingeva avanti, dall'aeroporto a Bruxelles, a Lisbona, persone molto carine che del Sangha, di Monte Sahan, di Muji Sangabhavan, che mi hanno portato qui e sono venuto ieri. Ma adesso quando guardo dentro c'è questa forza dentro. Non è solo una cosa fisica, e voglio solo controllare con te, perché è qualcosa che è lì e che mi ha portato qui, e devo avere fiducia in questo. Se la mente lo ha fatto, deve avere un significato. Ma importa? È importante il motivo per cui sei qui? Sei qui, adesso sei qui. Ok, sono qui, adesso posso controllare adesso. E mentre guardo dentro adesso, sento molta frustrazione. Molta confusione viene vista, arroganza, ma c'è anche spazio. E come tu hai detto, facendo uno scherzo, no, come quando hai fatto questo scherzo e ridevi, e io non sono andato con la risata. Ma se tu non vai con la confusione, no, non ci vado con la confusione, rimango e lascio che tutto sta tremando, e lascio che tutto stia andando, c'è la voce che esce fuori, lascio che tutto accada. Ogni volta che faccio l'autoindagine, ogni pensiero... Non so cosa sta succedendo, ma vedo che ogni volta che emerge un pensiero vengono succhiati dentro questa energia. E ero un disastro ieri quando sono venuto. Giovedì mattina ero al lavoro e lasciavo che tutto accadesse, tutte le cose pratiche che stavo facendo, e tutte le cose stavano succedendo spontaneamente. Era così meraviglioso, così spontaneo. E poi mi ha portato io su una panchina fuori da dove lavoro. Mi sono messo lì, percepivo tutto, gli alberi, gli uccelli, l'aria, tutto. Sentivo questa sensazione di presenza, questo senso di io sono. Ho cominciato a respirare profondamente, così, veloce.
E questo Kriya è cominciato ad succedere, qualcosa che facevo molto tempo fa, e lasciavo che questa cosa succedesse, ma c'era anche questo panico dentro. Sapevo che non era, che non ero io, sentivo che era il corpo-mente che faceva questo respiro così veloce. E questa pressione dentro è rimasta però da allora. Quindi dici solo di lasciarla essere? Sì, che altro? Di per sé non prova nulla, prova solo che c'è questa pressione lì e che la mente ha difficoltà e prova a trovare, la mente cerca di mettere, di prendere qualsiasi opportunità per metterci un'interpretazione, creare un'identità, per creare una paura dentro. Ma molto spesso queste cose succedono in cui le persone sentono del calore, per esempio, che ne so, nel ginocchio, dico un blocco nella gola. Sì, sì, questo lo sento. Ma queste cose sono comuni, manifestazioni comuni. In certi stati si manifestano, ma presto si dileguano. Cercano di farti impaurire per farti abbandonare la tua ricerca. A vedere questo video di Zimar giovedì mi ha portato a qui, non c'è dubbio nel mio essere, anche quando ero alla stazione, sull'autobus, all'aeroporto, c'è sempre spazio, anche se non so che cosa sta succedendo, stava semplicemente andando, e tutto cliccava al posto giusto. La tua vita deve diventare come uno scrivere sull'acqua. Va bene? Se tu scrivi qualcosa nell'acqua, dopo non lo puoi più leggere, tre secondi dopo. Che cos'era questa lettera? No, non c'è più. È finita. Cosa vuol dire? Se tu sei una persona, la tua vita sarà supportata da molti pensieri, molte collezioni, molte cose che tu trattieni nella memoria, ma più tu approfondisci e ti allontani dalla persona e approfondisci dentro la presenza. La persona ha bisogno di storia, di una storia, tradizioni. La coscienza non è così investita in nessuna di queste cose, non è un investimento, perché è puro spirito, non è una persona, ed è per questo che la coscienza non è occupata. La mente della persona è molto piena, ci sono troppi pensieri, troppi significati, troppe sensazioni, troppe emozioni, troppa memoria. Often you're speaking with people, e sembra ed è molto, molto piena di roba e parlano dal passato e tu pensi che stai avendo una conversazione con qualcuno e hanno e stanno parlando di sei giorni fa, non sono nel presente. La coscienza è molto diversa da questo, la coscienza non si porta cose. La coscienza non vuole qualcosa da te, è così fresca ed è senza sforzo ed è molto bella, senza sforzo e ha spazio. Tutto l'universo vive dentro di essa. Quindi quando tu e la tua attenzione cominciano a focalizzarsi più sul cuore, sul sé, quando sei una persona hai tanti problemi, sempre tanti problemi, tante cose che possono andare storte con te, e quando le persone ti incontrano non sono attratte verso di te perché tu non hai spazio, la tua vita è troppo piena di te, non c'è spazio per loro. È come comprare una macchina che c'è solo un posto a sedere e neanche tua madre ci può entrare, ci entri solo tu. Il sé è totalmente aperto, non ha bagaglio, non ha passato, è fresca. E tu ti senti, no, ma io ho bisogno del mio passato.
Nobody else io ho bisogno della mia storia. Nobody else needs your story. Ma nessun altro ha bisogno della tua storia. And they'd be very happy if you dropped it. E sarebbero molto, molto felici se tu la potessi abbandonare, perché la loro vita sarebbe molto, molto più facile senza la tua storia. Quindi se tu cammini per la strada e se c'è qualcuno che ti conosce e vedi che passano dall'altra parte della strada e vedi che passano oltre e vedi che non vogliono parlare con te, forse questo ti indica qualcosa. A volte non siamo in contatto con la vita, perché a volte cerchiamo soltanto delle orecchie dentro cui parlare, ma non siamo in contatto con gli segnali che la vita ci dà. Sì, tornerò dopo a te. Ok, tu. Che guida ci puoi dare quando abbiamo a che fare con persone che vivono molto nel passato e sono molto investite e molto coinvolte nella sua identità e nel passato, per esempio mia madre, e a volte io ho difficoltà perché io non so dove, non sono lì, perché a volte è una sfida per me e ho difficoltà ad avere a che fare con lei. Dal rimanere semplicemente silenziosa e nell'essere, non so se c'è qualcosa da dire. Mamma, I gotta go. Oh no, mamma, scusa, devo andare. I don't know what to do. What can you do? This is another. Non lo so cosa puoi fare. Questa è un'altra cosa, un altro esempio importante. How you can speak with someone like that? They don't even hear you. Come puoi parlare con una persona così? Non ti ascoltano neanche. Because there's so much in their story. Se tu prendi un'altra persona e li metti davanti a loro, forse neanche se ne accorgono. Anyway, dov'è Junior? Ah, se n'è andato mezz'ora fa. Ah, vabbè, allora a volte neanche ti vedono. Questa è la natura. Tu puoi dire a volte... No, forse è meglio che non la dico questa. Puoi solo dire, senti... Because really, you know, I mean, hai veramente bisogno di qualcuno a cui poter dire questo? Perché io non posso relazionarmi con quello che dici. Non è facile, perché hai una relazione insieme ed è stata creata dentro casa. E devi vedere forse cosa succede quando qualcun altro è con loro, perché altre persone possono essere molto dirette e potrebbero dire qualcosa. Magari hanno dei risultati che tu non sei mai riuscito ad avere. Qualcuno potrebbe dire, senti cara, non fai molto senso quello che dici, non ha molto senso quello che dici. Oh, cosa? E poi a un certo punto qualcosa cambia qualcosa, ma tu come figlia non puoi fare niente magari. Forse dentro qualcosa cambia dentro di te e ti dà quel potere di funzionare in un certo altro modo, ma è molto difficile con certi parenti perché si aspettano un certo ruolo da te e tu giochi a un certo ruolo e tu devi cambiare completamente internamente, ma non puoi fare una tecnica, non è una tecnica. It might be good, you know, they do some boot camps. Forse potrebbe essere buono. Really good, ci sono dei campi. Ci sono questi. You know, questi campi di addestramento in cui, per esempio, ti fanno cadere, devi cadere in queste piscine di acqua fredda o devi arrampicarti con le fune e cose così devi far fare, perché questa cosa di dire mamma guarda devi non ha molto senso quello che dice, questo non funziona. C'era una coppia che stavano insieme. Stavano seduti insieme, no? Erano tornati dal lavoro e lui ha detto qualcosa tipo sì, cosa stavi dicendo prima della cena? That kind non ti preoccupare, about.
era ieri, questo tipo di comunicazione, le persone a volte non comunicano, non si relazionano più. E cosa può funzionare? Fai una cosa totalmente diversa, forse funzionerà. Anche persone che vengono per lo yoga della risata, sai che differenza può fare? Ci sono persone che non hanno riso da 10 anni, a volte incontri persone così. La prima volta l'abbiamo fatto in India, le persone non l'avevano mai fatto, non avevano mai riso, c'era una persona che non... Alcune persone non sapevano come farlo e poi magari la seconda, la terza volta si sono aperti e hanno lasciato andare 10 anni della loro vita. Cose così possono fare una grossa differenza, perché se ci parli, se gli parli alla mente, a volte, alcune volte già tutto è andato via e qualcosa deve essere rinfrescato, ci deve essere un pulsante, che deve essere, devi premere il pulsante che refresh. Parli con tuo padre? No. Okay. A lei parla con tuo padre? Thank you, thank you. Someone there. Grazie. One second, can I hear from you? Yeah. Come posso sentire te? Vieni al microfono. Hi. Ciao Muji. I took the invitation. Yes, yes. And io ho seguito questo tuo invito e ho avuto questa esperienza di consapevolezza. There is a e that when I c'è un pensiero this is where I live. Che quando and torno ad Amsterdam dove vivo. I'm talking out of experiences, so I don't know. This is like what used to happen. Yes. Adesso parlo di quello che di solito succedeva. Faccio qualche meditazione, faccio le mie strategie per stare nel io sono e funziona. E poi ci sono così tanti momenti in cui sono totalmente identificata con quello che sta succedendo adesso. So, e sono molto stanca di tutto questo e quello che sto chiedendo non so se tu mi puoi aiutare, puoi dare una mano. Stavo addirittura chiedendo a una persona di creare un'applicazione sul mio telefono che quando mi identifico mi manda una cosa per ricordarmi di non identificarmi, ma ti mostro una cosa, ma ti faccio vedere una cosa migliore. Qualcuno deve essere, bisogna ricordare a qualcuno di essere tutta la tua vita, tutto quello di cui hai fatto esperienza è cambiato, cambia tutto quello di cui fai esperienza, anche tutto quello che tu ami moltissimo questa esperienza, poi la ottieni e poi cambia, le tue sensazioni cambiano, le tue emozioni cambiano e molto spesso sono le nostre sensazioni, le nostre emozioni cambiano e le cose che tu ottieni non sono esattamente quello che tu pensavi, le ideologie cambiano, le idee che tu hai di te stesso cambiano, le idee che abbiamo su Dio, sulla vita cambiano, il mondo cambia, gli alberi cambiano, le strade cambiano, tutto cambia. That is not changing. E tu hai mai fatto esperienza di qualcosa che non cambia? Until today. Fino ad oggi. Because I asked you, can this perché oggi change? Io ti ho chiesto and your answer questo può cambiare? Was, is, e tu no, la tua risposta okay. È cannot change. No, how ok you know, why you non può cambiare. Come lo fai a sapere? Non ci hai pensato? Perché non ci hai pensato? Perché le persone non hanno detto, ok, aspetta un attimo, fammi pensare. No, non cambia. Può essere malato? No, non può essere malato. Perché noi sappiamo cos'è che può essere malato e questo non può essere malato. Ti ho chiesto, può morire? Questo è sure? Può morire? Okay. No, sicuri? Sure sì. Come puoi essere sicuro di qualcosa che tu non riesci a descrivere? Huh?
Non è meraviglioso? Come possiamo parlare così chiaramente di qualcosa che non puoi toccare, non ha misura, non ha forma, non ha una data di nascita? Hai mai parlato di te stesso con questa certezza e con questa autorità? Sì, sono questo tipo di persone, forse sono un po' così. Tu stai descrivendo la tua mente. Prima quello che descrivi di te stesso è la tua mente, è per questo che balbetti. Sì, a volte così, a volte colà. Tu stai discutendo di qualcosa che è della tua mente, ma qui tu non stavi parlando della tua mente. E quindi questo è quello che sto indicando, questo che tu stesso hai confermato che non cambia, adesso voglio vedere, questo non cambia. Tu dici che sei questo, ti ho chiesto, tu cambi? Devi avere un aspetto di te che cambia. Questo aspetto di te che può cambiare. How many yous are there in this e house? Di cui cambiamenti sei tu che li osservi, questi cambiamenti di questo te? Quanti inquilini ci sono in questa casa, voglio sapere? C'è una certa linea di continuità che a un certo estremo c'è l'assoluto e poi quando si estende verso fuori diventa il senso della presenza e poi quando si estende ancora più fuori è la persona e quando si estende al suo massimo è il mondo della persona, ma poi quando il focus rientra dentro vede che quello che è all'estremo più esterno si muove e poi quando va verso dentro invece va in un posto, in un luogo che non si muove e quindi il vostro resoconto viene da quel luogo lì dove non stai speculando. Gli scienziati hanno cominciato a studiare, no? Studiano la materia, no? Fanno tanti esperimenti, ma hanno studiato se stessi. Yes. Chi è che dice qualcosa? Sì. So for the first time I'm hearing it myself. You may have heard per la prima volta lo sto ascoltando questo, sto sentendo in un gruppo grande come questo, così tante persone si stanno alzando per confermare questo. E tu dici nel passato, lavorando stando nella posizione del io sono, questo senso di persona di nuovo emerge. Ma adesso ti dico, adesso questo è una scoperta molto profonda di ciò che non cambia. Ha sempre lo stesso potere di non cambiamento. Torni in Olanda e la mente torna. Ricordati di questo esempio che ho fatto di questo cambiamento di moneta, perché a volte per l'abitudine e per la forza dell'abitudine c'è questa tendenza ad andare in questi terreni familiari e questo invece sembra così nuovo, ancora fresco e ancora non riusciamo a usarlo perché ancora posso usare la vecchia moneta, ma la cosa nuova ancora non la tocchi. E tu chi sei? Tu sei lo stesso che dice io sono questo. Quindi vuol dire che non sto venendo dal mio luogo più profondo, non sarò risvegliato dalla mia verità più profonda, perché anche se per intere vite non è stato mai così chiaro, però ancora vado nel vecchio. Nonostante la scoperta che hai fatto, ancora qualcosa va verso il vecchio.
perché questo è ancora un territorio non scoperto, è una cosa molto nuova, uno sviluppo molto nuovo nel mio satsang. Voglio vedere che cosa succederà, voglio vedere se tutti voi andrete di nuovo a dormire. Io dico no, perché quello che l'ha portato fuori non l'ha fatto invano. Ciò che ha rivelato tutto questo, questo non è venuto dal regno degli uomini. Questo non viene, la sorgente di questo non viene dall'esperienza umana, viene direttamente dal sé. E non fallisce mai, almeno per uno non fallisce, almeno per uno fiorisce completamente nella pura natura. Io voglio dirlo almeno 60-70, sì, perché no? E io sono molto moderato nel quello che dico. Per day? 60-70 al giorno. If I was gonna count 70, would you be out? No, okay. Se io contassi 70, tu saresti fuori? So many hundred, no, vediamo. So if I say 70, are vediamo, you ce ne sono centinaia qui. Se io dico 70, siete dentro o fuori? Siamo dentro. We will see. Vediamo, okay. Vediamo. È qualcuno che si è messo a ridere. Andiamo come, vediamo come va. No? Grazie, Muji. Grazie. Grazie per essere venuta avanti. I just want to express my gratitude. Voglio solo esprimere la mia gratitudine. Thank you. Grazie. I am alive. Sono viva. Sì. Thank you. Grazie. You are life itself. And sei la vita stessa. E l'aspettatrice della vita. Staying here in Monte Saja. Stare qui a Monte Saja è stato un'esperienza molto ricca. These layers of this I feeling. Just questi strati di io semplicemente mascherano, velano. My real face underneath has been bleeding for a long time. La mia vera, il mio vero volto sanguina da molto tempo. In realtà non c'è volto. Your sword is very, very sharp. La tua spada è molto affilata. Ego has been bleeding. È l'io che sanguina. What a beautiful game. Che gioco meraviglioso. No place to hide. In Monte Saja, checkmate. Non ci sono posti dove nascondersi, non ci sono nascondigli. Scacco matto. It's beautiful to be cornered. Yes. È molto bello essere messi all'angolo. È una benedizione. Yes. Sì. Truly. What you said is veramente very, very true. Quello che hai detto è assolutamente the vero. Dust
the dust of disciples is la polvere dei discepoli. How this la polvere dei discepoli è il nostro guru. Perfect world here in Monte Sahaja, not only Monte Sahaja, but all the beings. You bring all these beautiful beings. È un mondo perfetto a Monte Sahaja, ma non solo a Monte Sahaja. Sono tutti questi esseri meravigliosi di tutto il mondo che mostrano it is possible. Che è possibile che splenda la luce. Grazie. Thank you. Thank you. Grazie. Thank you. Thank you. Grazie di ringraziare. Grazie. Grazie. Ottimo. May I come? Ottimo. Yes, come. Posso venire da te? Sì, vieni. Posso inchinarmi ai tuoi piedi come vuoi. It is as though the pure consciousness. È come se la coscienza pura salvasse la vita della coscienza condizionata assorbendola in sé, che essendo la sua coscienza. Com'è possibile una cosa del genere nella forma di sotto forma di corpo umano? Com'è possibile che possiamo scoprire ciò che è incorporeo, ciò che non ha forma. Tra tutti i corpi disponibili su questo pianeta, il corpo umano è il più appropriato, il più adatto. Il corpo umano, la coscienza ha una manifestazione così differenziata, così variegata. E ha la capacità di riflettere su se stessa. Ed è una grande benedizione, una fortuna ereditare un corpo umano, perché la coscienza si può esprimere in tantissime forme, ma il corpo umano può meditare sul supremo e fondersi con la sorgente, per cui è una cosa buona, è una cosa ottima. È la manifestazione del suo potere, perché anche la forma è coscienza. Anche la forma stessa è coscienza. Come vediamo tutte queste cose, prima erano dei pensieri e poi attraverso il desiderio sono diventate forme concrete. Anche le cose organiche, le cose naturali, erano pensieri di Dio e poi sono diventate delle forme concrete, anche questi corpi. Sono strumenti attraverso cui Dio ha potuto manifestare il suo potere, la sua bellezza. Ma la coscienza, se dovesse, se doveva manifestarsi, la coscienza l'ha dovuto fare attraverso una forma di un sistema di dualismo, in una dimensione relativa di relatività. E quindi è stata in grado di essere estremamente buona e estremamente cattiva, positiva e negativa. E quindi assapora anche le diverse possibilità degli opposti interrelati. E ognuno in base al proprio destino individuale o al proprio karma individuale. Mieteranno i frutti delle proprie attività in accordo con la volontà
dell'Altissimo. Non ci dobbiamo pensare a queste cose. Basta il fatto di essere chiamati dalla grazia. Vuol dire che comunque c'è adesso la capacità di nella forma c'è sempre la potenzialità del sé, perché nel seme c'è solo Dio, c'è solo la fonte che si esprime in tutta questa molteplicità. E questa è la comprensione più alta, più elevata. Perché anche Dio, persino Dio, che decide di assumere un volto al fine di essere percepito a un livello concettuale in base alle tendenze di ogni razza e di ogni religione. Dio può avere tutti i generi di volti, ogni volto può avere volto o può non averlo. Penso che ogni mio respiro è stato offerto al divino, anche prima ogni mia parola. Non posso negare quello. Only one who has gone beyond choice. Solo chi è andato al di là della scelta può dire una cosa del genere. We forget that. Ci dimentichiamo che la capacità della coscienza, la facoltà della coscienza, in realtà è qualcosa che la mente umana non può capire. È estremamente vasta, nessuno può conoscere i confini della mente. Sicuramente non lo può fare grazie allo studio, con una comprensione, una conoscenza cerebrale. Se si rivela nel cuore, può assaporare un barlume della consapevolezza, del sapere. Ma è un sapere divino questo. Non penso che ci sia nulla di grande, di altrettanto grande. Si può avere una conoscenza dei nomi, delle forme, ma non è un tipo di conoscenza molto potente. Invece la conoscenza del sé, che non include delle informazioni, ma in cui il sapere e l'essere sono la stessa cosa. Questo è un vero sapere. Non so se dovremmo chiamarla una conoscenza, perché in realtà allora si interpreta malamente questa conoscenza. Si ha il senso di sapere qualcosa. Quando parlo della conoscenza di sé, io non parlo di una conoscenza di informazioni, ma in cui l'essere e il sapere sono la stessa cosa, quando tu sei la risposta, ma non la tua persona. A volte gli esseri umani si considerano semplicemente persone e non hanno colto il fatto che sono essenzialmente coscienza. E abbiamo a che fare con noi stessi come se fossimo semplicemente un corpo-mente pieno di condizionamenti. Ma abbiamo paura di scoprire che noi stessi siamo la coscienza. La coscienza è la cosa più pura ed è per questo che questo mio invito ti ha portato a una visione che non ti aspettavi. Non è che hai risolto, hai capito, hai compreso con la mente, non l'hai creato o fabbricato. È qualcosa di increato. L'hai semplicemente scoperto, hai scoperto ciò che hai increato. È blasfemo di affermare una capacità in noi stessi di capire ciò che è al di là dei nomi e delle forme. No one can surprise God. Nessuno può sorprendere Dio. If it is revealed in your heart, no one can act contrary to the will of the Spirit. Se si è rivelato nel tuo cuore, nessuno può contrapporsi alla volontà dell'Altissimo.
perché l'Altissimo ha scelto di rivelarsi in te, nel tuo cuore. Non è stata una capacità umana che te l'ha fatto comprendere. È l'intelligenza divina che te lo fa comprendere. È la sorgente stessa della percezione. E questo Signore dice, sì, è perché è ciò in cui si percepisce il funzionamento della percezione, eppure non perde potere attraverso la percezione, non neanche se ne preoccupa molto. Da quel luogo così elevato non ci si preoccupa di nulla, perché è tutto automatico, funziona tutto naturalmente, ma dalla prospettiva del dualismo e del senso di individualità, allora si percepiscono le cose in modo diverso. Il funzionamento della coscienza, dell'intelletto e della forza vitale è molto diversa, si trova in regioni molto diverse della coscienza. Eppure tutto questo può essere un'inezia. Non ci sono qualità, è al di là delle qualità, al di là delle caratteristiche. È molto diverso apprezzare che un essere umano apprezzi qualcosa che non ha qualità, non ha caratteristiche, perché in realtà veneriamo la conoscenza, le caratteristiche, le qualità, amiamo le cose, perché anche concepiamo noi stessi, pensiamo di essere delle cose. Questa conoscenza non è che tramuta, ma trova che l'identità materiale è grossolana, senza essere cinici, ma invece le sottigliezze della conoscenza, in realtà, della coscienza, in realtà non hanno bisogno di gambe e braccia per vivere la vita, per sperimentare la vita. Ti amo tantissimo, anch'io ti amo tantissimo. Non posso mentire. All glory to the Supreme One. Sì. Gloria al Supremo, all'Altissimo. Forse è l'ultima cosa, dopo aver praticato l'introspezione, aver abbandonato tutto, tutto questo senso di separazione viene divorato e si dissolve. Non c'è orgoglio, non c'è arroganza, non c'è separazione, non c'è vanità. Ma non si scopre facilmente questa cosa. Perché il potere dei sensi in questa sfera della coscienza è veramente molto forte. Ma non dobbiamo preoccuparcene. Se la tua attenzione è assorta nell'essere, tutto andrà bene. Non dobbiamo risolvere delle cose una per una. Proprio come un pescatore che va nel mare e c'è un ragazzo che va lì con la lenza, invece il pescatore butta la rete, così come quello che ha immerso la mente nella coscienza universale, in questa coscienza fiorisce. Grazie.
I can have a French translator, please. Français. Nanda. Okay. Yes, how are you? Right behind. Right yes, behind. Okay. Namaste, Shrimuji. Namaste. Namaste, Shrimuji. Qui a Monte Saggia ho scoperto che j'arrivais à ma vie. But I dreamt my life. Che sognavo la vita, che Emmanuel era solo un sogno. Quand ça a été vu, when this was seen, quando ho visto questa cosa, I saw that everything was a dream. Ho capito che era tutto un sogno. Che Muji Monte Saggia, che Muji Monte Saggia, era tutto un sogno. Permettere alla conscienza di se conoscere elle-même. To allow consciousness to know itself. To allow per consentire alla coscienza di conoscersi. Ce fut une grande découverte. That was a great discovery. C'était effroyable. È stata una grande scoperta. De ne pas exister, de a volte molto spaventosa. Que je n'existe pas, que le personnage en tout cas n'existe pas. Just to recognize that the person. Perché avevo la sensazione che non esistevo. In ogni caso, comunque, il personaggio non esisteva. Je me suis vu en toute chose. Questo, j'ai vu la conscience en toute chose. And a part of this, I saw consciousness in everything. J'ai vu que la conscience adoptait. E ho visto che la coscienza era in tutto. I saw that consciousness was playing. Ho visto tutto come coscienza. E jouait à la coscienza aveva il ruolo di tanti volti. Assumeva tanti volti. E si vedeva e si incontrava se stessa. J'ai beaucoup d'amour. I have a lot of love. Pour tout ce qui est ici. Ho moltissimo amore. For everything that is here, for per, what we are. Per tutto ciò che è qui, per tutto ciò che siamo. De nous connaître, de connaître notre vrai visage. E per la possibilità di riconoscere il nostro vero volto. De voir que Muji est arrivé pouvait sembler choquant, mais j'ai vu que c'était le soir qui toujours s'amusait, qui voulait se rencontrer, qui voulait se connaître. To see that life wanted to meet itself. Le personnage, bien sûr, la personnalità. La vita voleva incontrare se stesso. And but it was seeming a person, but in truth it was just consciousness. Apparentemente era una persona, ma in verità era solo la coscienza. Je repars demain. I go tomorrow. Riparto domani. Mais je crois, je sais que je n'ai jamais quitté cette place. But I know I never left this place. Ma so che non ho mai lasciato questo luogo. Elle a toujours été là. It was always here. E sono sempre stato qua. C'est vous qui dites, je crois, c'est un jeu divin. It's, you say it's a divine game. C'est vraiment ça. It's really this. Voi la tu lo definisci un gioco divino. È veramente così.
Grazie. Merci a tous ces avatars. Thanks to all these avatars. Grazie a tutti questi avatar. Tous ceux qui ont pris cette forme, qui sont venus nous donner le message. Tutti questi che hanno assunto queste forme e a dare questo messaggio. Nous apporter la lumière. To bring us light. Che hanno portato la luce. Nous permettre de retourner chez nous et de nous connaître réellement tel que nous sommes. E ci danno la possibilità di ritornare a noi stessi e di conoscere noi stessi nel vero senso. Grazie. Grazie tantissimo per queste parole che scorrono dal tuo cuore e toccano anche il mio. When consciousness reveals itself, quando la coscienza si rivela in una maniera così semplice. I think he can hear now from translation. When the consciousness is quando la coscienza in such a simple way, si manifesta in modo così semplice. It's so much joy. Because, e allora c'è una grande gioia. I want to tell you something that's... Voglio raccontarvi qualcosa. Everything that has manifested upon the earth and has been put in the hands. Tutto ciò che si manifesta su questo pianeta è entrato nelle mani, è andato nelle mani degli uomini, è stato distorto. Fin quando crediamo di essere persone, abbiamo desideri e tutto ciò che tocchiamo e che modifichiamo non riusciamo a rinunciare a questa abitudine. Il fatto stesso che ci manifestiamo, che nasciamo, i nostri pensieri, i nostri desideri influenzano la cosa stessa che desideriamo e anche le cose che pensiamo sono influenzati dal contatto con noi stessi, anche se non è un contatto fisico, è comunque un contatto che modifica. Tutto ciò che è in questo mondo è un sogno. In se stesso il materiale grezzo è ciò che è, ma noi lo viviamo attraverso la nostra cultura, i nostri condizionamenti, la nostra identità, i nostri desideri. Tutto questo agisce su ciò che vediamo. E noi consideriamo quel che vediamo come un fatto, un dato di fatto, ma in realtà tutto ciò che vedete in realtà gli applicate tutte le vostre proiezioni e quindi lo rendete una finzione. Non può mai esserci un'unità universale, un'unione universale. Se il nostro modo di relazionarci è quello mentale, questa è l'importanza. Quando dico devi essere la mucca che è saltata al di là della luna, se vi basate sulla vostra persona, ognuno ha la sua opinione per sapere come migliorare il mondo. Ma quando invece vi chiedo di seguire le mie indicazioni e di osservare le cose in assenza di mente, nessuno litiga, nessuno è in disaccordo, perché ciò che scoprite lo fate attraverso il cuore, non attraverso la mente. Perché non ci può mai essere un unico mondo mentale, un unico mondo visto attraverso la mente. Perché anche le persone che guardano il mondo cambiano, perché questa è nella natura
della manifestazione. Finché abbiamo la sensazione di essere persone, siamo come sotto un incantesimo e non possiamo controllare le nostre proiezioni. Dwarves behind huge dogs being pulled about. Our minds will drag us about. Siamo come dei nani attaccati da dei cani, enormi che ci trascinano di qua e di là. Invece quando veniamo dal cuore, le nostre testimonianze sono in comunione e siamo qui per scoprire la vera unità, la vera unione. Cercate in voi stessi, meditate un po' e vedete se ve ne uscite con risposte diverse. Ma nessun potere nel mondo, non tutti aspirano a una tale unione. Magari vi sentite innocenti, ma in realtà c'è una grande opposizione che vuole distruggere una comprensione così innocente. È così il mondo che è guidato dall'egotismo, dall'ego. Voi avete l'occasione di vedere che ciò che proteggiamo è la cosa stessa che dovremmo abbandonare, ma non potete abbandonarla finché non trovate ciò che è autentico. Perché a quel punto sorgerà in voi la fiducia di vedere il vero e il falso in se stessi, per quello che sono. Ci fissiamo su delle cose perché ci siamo affezionati ad esse. Ci piace pensare che facciamo delle decisioni, delle scelte in base a ciò che pensiamo sia vero, falso, giusto o sbagliato, ma in realtà dipende solo dal nostro coinvolgimento con quelle cose. Quando aspiriamo al vero, c'è qualcosa che si affretta a portarli a casa, perché colui che è risvegliato al vero illuminerà il sentiero per migliaia di altri esseri umani. Non siete voi questi? Non sei tu? Chi vi ha detto che voi non siete queste persone? Quando la voce chiama alla verità e chiama la persona che aspira alla verità, non siete voi che aspirate alla verità? Il me semble que tout n'est qu'une projection de notre propre soi. It looks as if everything is a projection from ourself. Yes. Come se ogni cosa sia una proiezione che viene da noi stessi. Good and bad. Sia le cose buone, sia quelle buone che quelle cattive. Rumi says. Lui mi dice mon corps et mon âme, my body and my soul, pour jouer au dé avec l'aimé, il mio corpo e la mia anima, to play dice with my beloved. Yes. Si je gagne, si je perds, giocano a dadi con il mio amato. If I lose, I'm with him. Si je gagne, il est à moi. Se perdo, sono con lui. Se vinco, lui è mio. Fais de moi un trou de flûte. He also said, make of myself a hole in a flute. Ha detto anche, rendimi come so that your wind un,
come un rendimi vuoto come un flauto, così che il vento passa attraverso di me e può suonare la tua melodia. Sì, grazie. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Alleluia. Grazie mille. Perdonami, va tutto bene. Je t'aime. Ti amo. Is it impolite or improper to say such a thing? È scorretto dire queste cose? Moi aussi je t'aime, moi aussi. Me also you said me also I love. Okay. I'll just take you one. Okay. To say. Come. Mm-hmm. Un'altra domanda. Translation French, please. French. Posso avere un'altra traduzione in francese? Je voulais de tout mon cœur remercier. I wanted to thank you from all my heart. Volevo ringraziarti dal profondo del mio cuore. Parce que il y a que vous qui peut animer mon être tout entier. It's only through your grace that can feed my whole. È solo grazie alla vostra grazia che può riempire tutto il mio essere. Solo tu. Tous parce qu'il n'y a qu'un. I thank everybody because there's just only one. Ringrazio tutti quanti perché c'è solo uno. All, but they say it was me. J'ai besoin de tutti sono me. Infiniment. I need to thank you infinitely. Devo solo ringraziare infinitamente. Je m'en vais demain, mais je m'en vais pas. I go tomorrow, but I don't go. Vado via domani, ma non me ne vado. Seulement merci de mon cœur. Only thanks from my heart. Yes, thank you. Thank you. Grazie dal mio cuore. Grazie dal mio cuore. C'est seulement un cœur. It's only her heart. C'est seulement votre cœur. È solo il mio cuore. It's only your heart in me. È solo il tuo cuore dentro di me. There really is only one heart. Sì, c'è solo, davvero, solo un unico cuore. Ed è lui. By your grace I am. Grazie alla tua grazia io sono. This body is only a microphone so that you can speak to God. Questo corpo è solo un microfono così che tu puoi parlare con Dio. Grazie.
Thank you, everybody. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. Do we have some one coming today? Abbiamo un po' qualcuno che viene oggi? You see, there must be something about you to come. Vede, c'è qualcosa in voi per venire in un giorno così caldo, per venirvi a sedere così in tanti, per venire a sentire questo tipo di cose. For myself, I feel if it were not for beings per like me, yourself, io sento che se non fosse per esseri come voi, allora non ho alcuna ragione di essere qui su questo pianeta. Because there's nothing I want. Perché non c'è niente che io voglio. But this has become my joy. Ma questa è diventata la mia gioia. Kunjabitari
Okay, Verva, lots of love, I send you everything Verva, that is necessary. Tanto amore, e ti mando tutto quello che è necessario per il tuo benessere e per la tua salute. Grazie.
put in my heart. Sono con voi nel mio cuore. Grazie mille. Vi amo, vi amo. Tutto molto bene, molto bene.